Buongiorno, oggi sono da sola a Milano, essendo che mi sono scocciata di stare in casa, usciamo e facciamoci un giro. Onestamente non so neanche dove sto andando, dove andrò. Però sì, voglio farmi un giro per Milano. Voglio mettere dei nuovi pantaloni che mi sono arrivati da Emmyol, poi ci farò tipo un TikTok con questi vestiti. E sono così, molto semplici, tipo corti. Ora vi faccio vedere come mi stanno. Ignorate il disordine, comunque questi qua sono i pantaloncini. Troppo carini, un po' tipo stile Yeti UK, e mi sa che tengo questa maglia che in realtà è tipo di mio padre e la metto un po' nei pantaloni, un po' la faccio uscire fuori dai pantaloncini così. Ora vediamo. Secondo me ci stanno, con questo fit ci starebbero tantissimo le Samba nere. Vi giuro, in questo momento sto in fissa con le Samba, che sono delle scarpe stra figure dell'Adidas, soltanto che io in realtà preferisco quelle bianche, però con questo fit ci sarebbero state tantissimo quelle nere. Impossibili da trovare, ovunque, ovunque, ovunque. Porterò con me questo qua, che è un romanzo che sto leggendo in questo periodo, e adesso vi racconto anche la storia di come ho scelto questo libro. Potrei mettere questi occhiali che mi sono arrivati sempre da Emmyol e metterli un po' così come cerchietto. Ci stanno? Non lo so, adesso riguardo la clip perché registro con la fotocamera esterna e vediamo. Sì, ho guardato la clip e secondo me ci stanno, messi così come cerchietto. Voglio raccontarvi la storia di quel libro. Ci sono, ve la faccio molto breve. Praticamente ero al mare, stavo leggendo un libro, stavo leggendo L'ombra del vento, che è il mio libro preferito in spagnolo, che l'avevo comprato nel blog quando sono andata a Barcellona, non so se vi ricordate. Ed una signora è arrivata, perché noi ci siamo sedute nei suoi lettini, io e le mie amiche, è arrivata appunto per dirci di spostarci perché erano i suoi lettini, molto graziosa, carinissima, e mi ha chiesto che libro stessi leggendo. Io le ho detto appunto sto leggendo un libro di Carla Sorrisa Fonne, e lei appena tipo ha visto comunque che ero appassionata di lettura, comunque che mi piaceva leggere, mi ha subito consigliato questo libro qua, che si chiama Cambiare l'acqua ai fiori, ma me l'ha consigliato talmente tanto con gli occhi a cuoricino che il pomeriggio siamo andate tipo in un negozio di souvenir, ho visto che c'era la parte tipo libreria, l'ho trovato e subito ho deciso di prenderlo, perché vi giuro me ne ha parlato proprio con gli occhi a cuore ed effettivamente mi sta piacendo molto, quindi poi lo finisco e vi faccio sapere se ve lo consiglio o no. È stato bellissimo tornare poi in spiaggia qualche giorno dopo, rincontrarla e farle vedere appunto che avevo seguito il suo consiglio, e lei era molto felice e anch'io. Questa signora mi resterà nel cuoricino. Ed ecco come mai sto leggendo questo libro e chi me l'ha consigliato. Ecco qui le predilette. Oggi giornata strana, addirittura allaccerò le scarpe. Dovete sapere che solitamente non le allaccio mai, le metto tipo così e poi metto i laccetti dentro. Ma oggi sì. Scendiamo la spazzatura. C'è poca luce quindi si vede poco, però questo qui è il fit con questi occhiali super fighi a cerchietto. Non ho dei programmi precisi, però ora che ci penso voglio andare assolutamente all'Apple Store per due motivi. Il primo, comprare il cavetto per il power bank, perché questo qua adesso non lo vedete, poi ve lo faccio vedere, si è rotto tutto. Io non sono una persona che rompe cavetti, però questo cavetto mi sa che risale all'iPhone 5S, quindi mi giustifico. Seconda cosa che voglio vedere sono le AirPods di terza generazione. Forse potrei starmi convertendo alle cuffiette Bluetooth, forse. La cosa positiva di girare con gli occhiali da sole così è che se ti viene da piangere puoi nascondere le lacrime. No, vi giuro, io non ce la faccio con le signore anziane. Ho incontrato questa signora anziana, abbiamo parlato mentre stavamo sul bus. Io piango. Siamo qui a Cadorna, adesso vado in Duomo, come vi dicevo, così vado poi anche all'Apple Store. Ce la posso fare. Vi allego anche una clip di questa signora, non si vede in volto, ma vi giuro, di una dolcezza e poi di un'ironia. Mi parlava del fatto che sostiene di aver messo il marito all'asta, scherzava. Poi parlando mi ha detto sì, mio marito è bellissimo. Allora io le ho chiesto com'era da giovane, lei mi ha continuato a dire era davvero bellissimo da giovane, di qua e di là. Poi prima di scendere l'ha chiamato amore, aveva 83 anni, io ero tipo con le lacrime, ve lo giuro. Infatti penso si sia quasi accorta del fatto che io mi stessi per mettere a piangere. Però non è colpa mia, io la dolcezza. Non sono mai entrata a Castello Sforzesco, ci voglio entrare. Non oggi, ma ci entrerò, non ci sono mai entrata. Ci sono stata tantissime volte, tipo anche passando all'interno, diciamo, dello spiazzale centrale, ma mai entrata a visitarlo. Invece sono stata un botto di volte a Parco Sempione. Anche da sola, tipo a leggere il libro così, infatti, se tornando c'è ancora della luce, magari ne approfitto se c'è tipo il momento tramonto, pretramonto, e leggo un po' il libro a Parco Sempione, che è bellissimo. Qua comunque siamo un po' così, un po' lavori in corso in Milano. In realtà non so per cosa siano questi lavori in corso. Non penso c'entri niente la M4, non credo. La signora mi ha fatto anche complimenti per gli occhi. Non è per dirvi che la gente mi fa i complimenti per gli occhi, ma perché è la seconda signora anziana che me lo dice e io piango. Io amo questi semafori con i secondi. Vabbè, non so se state vedendo, però vedete, ci sono tipo i secondi che scalano, che praticamente sono soltanto in centro. O almeno nella zona dove sto io non ci sono, neanche nella zona dell'università, e sono bellissimi perché ti tolgono quell'ansia di non sai quando scatta il rosso.
Geniale. Eccovi già il Duomo che si vede là dietro, ma noi prima facciamo il pit stop al bagno di Starbucks. Potrei farvi una mappa perfetta di tutti i bagni gratis al centro di Milano. Letteralmente li conosco quasi tutti. E ogni volta che ne scopro un altro, per me è capito. Sono fortissima. Quello di Starbucks è molto bello, sono fan. Quello che interessa a noi. Che lusso! Tour bagno di Starbucks. Il bagno, le piastrelle scelte con cura, parte igienica incastonata, luce soffusa, fondamentale, l'appendicose. Anche la parte lavandino, ora vedete figa. Adesso posso andare in direzione Apple Store con la vescica vuota. Guarda chi c'è! Il tram. Com'è bella, illuminata dal sole. Io vi giuro, ogni volta che passo da qua non me ne frega niente se ci vivo da un anno. Rimango con gli occhi a cuoricino, non mi interessa proprio. È bellissimo, bellissimo. Rimanete idratati. Eccoci arrivati all'Apple Store. Io pronta ad entrare e non comprare nulla. Che figo. Queste qua sono quelle che vorrei io. La burla, in realtà sono queste. Ma non credo si possano provare. Ecco, quello che serve a me è questo. Lightning to USB. Giretto inutile all'Apple Store fatto. Adesso voglio un gelato. Comunque, come da previsione, non ho preso nulla. Perché sia il cavetto sia le cuffie costano meno su internet. E le cuffiette non si potevano provare. O almeno non ho chiesto, però non c'erano cuffiette da provare. E mentre tipo delle Max c'erano là le cuffie in esposizione per provarle. Le ho provate, anche se so che non è igienico. Non mi interessava. Si sente molto bene, ma non talmente bene da spenderci 700 euro. Vado in una gelateria stra buona, in cui sono stata già un paio di volte, vi giuro, buonissima. Vabbè, è tipo una catena in realtà stra famosa, si chiama Cioccolatini Italiani. C'è anche tipo nel centro commerciale di City Life, sui Navigli. No, forse non c'è sui Navigli, sui Navigli c'è Venchi. Non lo so, comunque buonissima, non vedo l'ora. Questa qui è la lista che indica la felicità, la vedete? Cono preso. Ho preso un cono, due gusti e probabilmente farò tipo pistacchio e cioccolato. Ora vediamo. Sono la persona più felice del mondo. Con il mio cono, cioccolato bianco e pistacchio. È buonissimo, l'unica cosa che ho capito è che non mi posso sedere nei tavolini. Si è fatto un po' tardi, quindi leggerò sull'autobus. Ma va bene così perché amo leggere sull'autobus. Se non lo facciamo a me, non immagino. Dovrei, non dovrei dirti che. La follia. Sto loca. Non è vero, sono a casa, adesso mi faccio una frittata. Comunque ho letto sul libro, sì certo. Ho letto sull'autobus, non so quante pagine, una ventina, non lo so, non guardo mai quante pagine leggo perché io mi perdo. Però sto leggendo questo romanzo, non sono abituata a leggere i romanzi, mi sta piacendo proprio un sacco. Non sono più abituata perché prima ne leggevo un botto. Adesso mi sono più dedicata ai libri tipo di crescita personale, quelli dei guru, quelli che piacciono a me. Però devo dire che ritornare ai romanzi mi sta piacendo. Praticamente adesso i libri che ho in mano in questo momento, che sono L'ombra del vento e Il cambiare l'acqua e i fiori, sono entrambi romanzi, quindi ci siamo. Adesso con queste uova che scaldano dopodomani, ma in realtà è una, con quest'uovo faccio una bella frittata e poi aggiungo delle cose che sono rimaste. Oggi ho comprato pure il tiramisù all'esse lunga, una hit, diciamo, per il... come si chiama? Il rapporto qualità-prezzo ci sta. Non è proprio una hit come tiramisù e ci sento dell'alcol. Ma comunque andiamo avanti. Ci sono pure delle zucchine, però ci faccio la pasta magari domani. Sì, dai, mi apro una mozzarella. Frittata e ceci voglio. E pomodorini. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour. Ma chi baci tu? Poi c'è anche questo libro che voglio leggere e poi ve ne parlerò, che mi è stato inviato dall'autore, e così poi mi ce li ho trovati nel Kinder Joy. Adesso vi faccio il TikTok con le transition nel real life, guardate. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour,
Amor, ho messo troppo olio. Va bene lo stesso. Makiba, ci tu. La mia figlia, gang, ultimo posto fuori dal suo appartamento. Il branco, rap, poi vi lascio tutti quanti muti. Work in progress, ci vediamo a cena pronta. Eccovi qui il risultato finale della cena. Frittatina, ceci, che vi giuro lo so che i ceci, guardandoli voi dite, ma perché dovresti mangiarti i ceci? Sono una hit, punto. Pomodorini, mozzarella. Adesso smetto di registrare perché le hot girls non usano il cellulare la sera, che fa male agli occhi. Mi piacerebbe fosse vero, in realtà mi guarderò un film, quindi utilizzerò l'iPad. Però non prima di dormire, prima di dormire si legge. Adesso vi mando un besito, fatemi sapere se volete altri vlog di questo tipo, perché... nulla, fatemelo sapere. Muah! Un bacio a voi, un bacio alla signora che oggi ho conosciuto sulla 50. Te quiero mucho. Cosa? No, no, no. Chiamate senza risposta. No, no, no. Ciao.